l'Associazione Italiana Cooperative della Pesca, nell'ambito dei suoi programmi di sostegno al mondo della pesca e dell'acquacoltura, dedica da diversi anni particolare attenzione al mantenimento e alla diffusione di tecnologie a basso costo e a ridotto impatto ambientale. Ciò avviene anche attraverso l'attività svolta dalle sue cooperative di ricerca riunite nel consorzio ICR Mare, allo scopo di promuovere uno sfruttamento razionale delle risorse naturali. A tal fine sono stati sviluppati modelli produttivi innovativi. Ad esempio, in aree lagunari a basso fondale vengono utilizzati recinti in rete, la cui realizzazione non incide negativamente sull'ambiente, risultando anche particolarmente economica. Attualmente è in corso una ricerca sulle possibilità di policoltura, cioè di allevamento in comune di specie che sfruttano livelli trofici differenti, consentendo, dal punto di vista alimentare, notevoli economie. Alcune delle sperimentazioni in atto riguardano l'allevamento di orate, spigole e cefali. In altre, il sarago pizzuto sostituisce la spigola. I risultati preliminari evidenziano tempi di accrescimento abbreviati e bassi costi di impianto, oltre che di gestione. Ulteriori ricerche potranno interessare, in futuro, sogliole, seppie, latterini ed altri, sempre nel quadro di una diversificazione delle specie allevate. Va detto anche che l'uso di tecnologie semplici e povere e il loro continuo miglioramento, attraverso le esperienze acquisite nel corso delle ricerche, permettono la diffusione di questi modelli produttivi, favorendo altresì lo sviluppo di imprenditoria giovanile.
suddetti principi si è anche ispirata la ricerca, ripresa quest'anno dal Consorzio ICR Mare, sulla possibilità di allevamento in recinti di mazzancolle nella laguna di Lesina. Tale studio, avviato fin dal 1993, ha già avuto una significativa ricaduta produttiva. Per effetto imitativo, infatti, tutte le componenti produttive lagunari si sono dedicate alla gambericoltura, operando al loro interno una radicale trasformazione in termini organizzativi. Ne risulta quest'anno, solo nella laguna di Lesina, una produzione stimata di circa 35-40 tonnellate, a fronte di una produzione nazionale di gamberi da acquacoltura che fino allo scorso anno si attestava intorno alle 2 tonnellate. Un'altra delle attività delle cooperative aderenti all'AICP è la tradizionale mitilicoltura ad impianti fissi, di origine tarantina. Anche in questo settore la ricerca sta operando al fine di mantenere un buon livello di redditività delle imprese, attraverso più moderne tecniche di allevamento che consentono una migliore gestione sul piano imprenditoriale. Per concludere, in Italia coesistono diverse realtà produttive in stretto rapporto con gli ecosistemi acquatici. Lo stato di intenso sfruttamento di alcune risorse, già impoverite da altri tipi di alterazione ecologica, innesca processi irrazionali di gestione, amplificando i danni ambientali. Lo sforzo dell'Associazione delle Cooperative della Pesca si svolge, pertanto, nella direzione di una interruzione di questi circoli viziosi. Queste immagini hanno cercato di sintetizzare alcune delle attività di acquacoltura delle nostre cooperative, a testimonianza del lavoro svolto finora dall'associazione. Le linee di sviluppo dell'AICP per i prossimi anni prevedono, in un quadro di riferimento più ampio, il consolidamento dei processi di gestione della fascia costiera da parte degli stessi produttori associati, con la possibilità di interventi di razionalizzazione e di sviluppo delle produzioni attraverso impianti di maricoltura. Ciò significherà, per il settore acquacoltura, l'acquisizione di un ulteriore spazio di azione, la diversificazione delle attività ed il rispetto delle imprescindibili realtà ambientali.